primo tempo avevi deciso di fare tutto tu praticamente autorete, poi hai trovato anche il gol del pareggio. Sì, purtroppo ho avuto questo infortunio, chiamiamolo, sulla palla messa dentro, ero convinto di spazzare, l'ho presa male, sono arrivato scordinato e ho fatto autogol. Però devo dire che la squadra c'era, io ero in palla, avevo appena sferrato il gol con la rovesciata, quindi ero in fiducia, ho detto va bene, resetto, tanto sono un attaccante, posso rifarmi. E poco prima della fine del primo tempo è stato così, 1-1. E poi vabbè, secondo tempo, grande prova di reazione della squadra, siamo tornati ancora sotto, però si vedeva proprio che c'era voglia, idea di gioco anche e soprattutto perché sennò non arrivi a fare gol, 3 gol a questa squadra. E quindi siamo veramente tutti felici per i tifosi che ci hanno fatto una sorpresa prima di partire, per la società che ci teneva tantissimo, quindi siamo veramente contenti tutti quanti. Quanto era rischioso dopo il tuo infortunio, dopo il gol del vantaggio del Sant'Angelo, non riuscire a reagire, una squadra così giovane? No, certo, poi i numeri parlano. Diciamo che ho letto che avevamo fatto 0 punti da situazioni di svantaggio, quindi arrivare a farlo in un derby a casa loro senza i nostri tifosi vuol dire che questa squadra sta migliorando giorno dopo giorno e quando si migliora sotto tutti i punti di vista e questo era quello che ci mancava, l'abbiamo capito e oggi l'abbiamo messo in pratica, quindi meglio di così non poteva andare.